sempre per Parma Infrastrutture, io non capisco quell'accenno che ha fatto prima la Roberti dicendo ma forse allora il vantaggio che è stato portato da Parma Infrastrutture sono i soldi che sono stati sottratti a voi e che però dipendono dall'aumento del 20% delle tariffe, cioè non c'entra assolutamente niente. Il fabbisogno che ha dichiarato il commissario in ordine al prelievo forzoso di questo 20% in più tariffario è stato di 500-600 mila euro, se non ricordo male. Quindi voglio dire, poi sappiamo che il denaro per sua definizione è un fattore fungibile, quindi non capisco dove sia l'attinenza tra Parma Infrastrutture, che può avere certamente gli avuti, va bene, delle defaillance in fase iniziale, ma comunque io continuo a ritenere uno strumento valido, se governato bene è come avere un'autovettura, insomma, se io la guido bene e se rispetto il codice della strada va tutto bene, se invece no, ecco, quindi questo è il discorso. Non so a chi la devo dare. Chi vuole intervenire?